Per debellare la malattia. 5-1 è un risultato pesante per i romani. L'attacco mitraglia del Milan, arrivato a quota 69 gol, ha travolto i biancazzurri entusiasmando la strabocchevole folla di San Siro. Dopo una fiammata iniziale degli uomini di Morrone, il Milan ha cominciato a prendere in mano la partita. Il primo gol dopo 22 minuti e Serena a metterlo a segna dopo un'azione di Verza sulla sinistra. La Lazio si disunisce, Miele infila il proprio portiere, c'è un cross da destra e lo stopper laziale si lancia in tuffo, sorprendendo Orsi sulla sinistra. Insiste il Milan e Pasinato offre a Serena la palla del 3-0, ma esce il portiere laziale e c'è uno scontro. Ripresa, il Milan continua ad attaccare. Morrone sostituisce Miele con Perrone che fa il libero, Manfredonia va in avanti, ma Pasinato infila dal limite Orsi ed è 3-0. La Lazio ha una fiammata d'orgoglio, D'Amico da sinistra mette al centro per la testa di Manfredonia e Giordano sospinge la palla già indirizzata a rete. Ecco, vediamo il colpo di testa di Manfredonia e l'intervento di Giordano, 3-1. Ancora Pasinato fa tremare la difesa romana con un tiro di sinistro dal limite, palla fuori. Poi è la Lazio a insistere in avanti. Spinozzi chiama in causa il portiere rossonero Nucciari da lunga distanza con un bel tiro. Ecco, vediamo il terzino laziale alla battuta. Serena mette a segno il quarto gol rossonero di testa, sopravanzando i difensori laziali su un centro dalla sinistra. Ecco il colpo di testa vincente del rossonero. Ora il punteggio prende proporzioni notevoli. D'Amico ci prova da fuori area, ma il suo tiro è fuori bersaglio. È bellissimo il quinto gol del Milan, è un'azione che parte da lontano, ecco il lancio sulla sinistra, cross per la testa di Damiani che si tuffa e coglie la quinta rete rossonera. Per la Lazio è un'umiliazione notevole.